Welcome to another Renting in Puglia video. Today we are at Mellisano and we are in a very special place because you know Salento is all about nature, the sea, the food, the good food, and today we are in Quai. We're gonna discover the world of Quai. Kilometro Zero Food. Come with us. Ciao Elena! Ciao, buongiorno, buongiorno! Benvenuta. Grazie per riceverci in Quai! Grazie a voi, benvenuti! Grazie mille! Possiamo fare una bella passeggiata così ci racconti un po' di cosa si tratta questo bellissimo progetto che avete? Assolutamente sì, venite con me! Andiamo! Are you following here on YouTube? Just subscribe, hit the subscribe button, follow us and leave us a comment. It means a lot to us. Quando ha cominciato questo meraviglioso progetto? Quai nasce nel 2020 con questo setup che vediamo oggi, quindi con l'orto a chilometro zero, l'apicoltura, eccetera. In realtà l'azienda esiste da più di 30 anni, siamo un'azienda agricola da più di 30 anni. Nel 2020 però insomma abbiamo dato questa svolta. Quai nasce appunto per chiudere un po' un cerchio, potremmo dire che facciamo una sorta di economia circolare, dalla produzione nel campo di prodotti chiaramente di stagione alla trasformazione. Produciamo infatti confetture e il vincotto, che è un prodotto tradizionale inserito nell'atlante dei prodotti artigianali tradizionali della regione Puglia, con il quale facciamo anche delle cooking class. Poi a tutto quello che circola intorno a un'azienda agricola, quindi appunto l'apicoltura, gli animali, la didattica con i bambini, per finire poi con lo street food agricolo. Quindi quello che coltiviamo nell'orto, nei weekend estivi, finisce anche nel cartoccio. Bellissimo! Allora, questo Salento Street Food. Sì. Da quando avete cominciato? Abbiamo cominciato nel 2017. Io e Francesco abbiamo fatto 7 anni in giro per l'Italia, seguendo soprattutto un'organizzazione che è stata la prima a portare lo street food di qualità in Italia, quindi facendo una selezione di prodotti regionali che avessero una storia da raccontare. Quindi l'abbiamo fatto per 7 anni. Ci siamo ritrovati nel mondo dello street food inconsapevolmente e per gioco, perché il primo evento a Milano lo abbiamo fatto con l'intento appunto di far conoscere il vincotto, che era il nostro prodotto, è il nostro prodotto. Quindi siamo partiti da Mellisano a Milano, a Sesto San Giovanni, esattamente a Carro Ponte, per far conoscere questo vincotto, inconsapevoli di quello che stavamo facendo. E come è stato? E siamo stati assaliti, ci siamo ritrovati in un nuovo mondo. Noi portavamo le patate novelle cotte con il vincotto balsamico, rosmarino e curry in un pentolone grosso così sospeso sul fuoco. Allora il nord vi ha ricevuto bene. Sì, il successo è stato enorme, tant'è che poi a partire dall'anno successivo abbiamo fatto tutto il tour di street. Quindi ogni weekend eravamo in una città italiana diversa, proponendo i nostri prodotti. Quindi dall'idea iniziale di promuovere semplicemente il prodotto, il condimento iniziale, ci siamo ritrovati appunto veramente nel mondo dello street food, che poi abbiamo portato nel 2020 qua. E portando la Puglia dappertutto. Esatto, sì. E come è stato rappresentare la Puglia con i prodotti pugliesi? È stata una bellissima esperienza, perché poi comunque negli anni abbiamo aggiunto anche qualche altro prodotto ovviamente rappresentativo, le pitule. Chi mai avrebbe sperato che tipo a Firenze, Bologna, Milano, di trovare le pitule per i conterranei, ma che poi fossero così apprezzate anche da chi non le conosceva, tanto poi da far diventare le tappe un appuntamento fisso negli anni. Ci sono ancora delle persone, dei clienti che ricordano noi legati alle patate novelle o alle pitule. Perché voi producete tutto qua? Esatto, sì, E ci potete mostrare più o meno il percorso dalla terra, dall'orto, fino al camioncino? Assolutamente sì, andiamo nell'orto. Andiamo. E come lavora
lavorare in un posto così, perché si respira pace. Allora, so che sicuramente molto, c'è tanto lavoro da fare, tantissimo. Sì, no, però effettivamente poi quando hai quei momenti un attimo liberi e ti ritrovi, è bellissimo. Se non ti piace il contesto, chiaramente non, no, infatti, sarebbe vivibile. E come la vita diaria? Cioè, ti svegli a che ora? Ma no, io non mi sveglio particolarmente presto, cioè tipo alle 5 del mattino, no, mi sveglio verso le 7, ecco. Ah, vabbè, comunque un orario abbastanza decente. Sì, decente, no, non mi sveglio all'alba. Però per, cioè, lavorare l'orto, prendersi cura degli animali, sicuramente c'è tutto un sistema già pensato, no? Sì, allora diciamo che gli animali poi alla fine diventano abitudinari, hanno i loro orari. Quindi se tu la mattina tardi, loro te lo fanno capire che hai tardato a dargli da mangiare, te lo fanno pagare, diciamo. Però è bello anche il contatto con loro, no? Perché poi si instaura appunto un rapporto anche con le galline, con le caprette, come fossero dei cagnolini. Che anzi vedo che ti stanno aspettando. Sì, mi stanno aspettando perché pensano ora di mangiare. Sì. Pensano. Adesso siamo a giugno quasi, no? Sì. Che cosa sarebbe la, le verdure principali che voi avete qua nell'orto, che producete qua? Qui c'è appunto l'orto estivo, quindi ci sono le zucchine, i peperoni, le melanzane, il carosello, che sarebbe, a seconda del paese, miloncia, pupunedda, cummarazzo. Ah, sì, è vero. Ogni paese ha il puoi suo... Puoi parlare tranquillamente in dialetto, anzi. Ha la sua denominazione. Ludovica, come te, il dialetto di Melissano, no? Noi coltiviamo in serra scoperta, quindi chiaramente ci sono delle colture che ancora devono arrivare a produrre. Per il momento stiamo raccogliendo i caroselli e le zucchine, il resto arriverà un po' dopo. Ovviamente è un orto, potremmo definirlo biologico, anche se non abbiamo l'attestazione del biologico, ma poco ci importa perché ci mettiamo la nostra faccia, quindi i nostri clienti sanno il modo in cui coltiviamo i prodotti, anche perché poi è facile accorgersene, perché quando tu vieni a fare la spesa dal nostro orto ti porti sempre a casa la lumachina, la formichina, insomma il vermetto della situazione, quindi te ne accorgi che non sono trattati. Non è soltanto nel food truck che voi prendete i prodotti e li portate direttamente, le cucinate e li potete mangiare nel food, sennò che anche la gente viene e può acquistare le verdure direttamente dall'orto. Assolutamente sì. Bello. Queste sono tutte lasciate per fare il seme per l'anno prossimo. Questa per esempio è spontanea, no? Si chiama portulaca e questo andrà a finire nei panini del menù nuovo. Le piantine che ci sono prevalentemente insalata, rucola e bietola. E quelle restano lì o dopo quelle, le prendete? No, quello è un sistema di cultura fatto in quel modo. Crescono lì, non vengono spostate. Non si mettono dopo in terra? No. Il vantaggio è quello che, per esempio, sulla coltura che c'era prima di spinaci e bietole c'è un bassissimo contenuto di nickel, consumabile anche da chi deve seguire una dieta particolare. E poi anche rimangono, passatemi il termine, più pulite, no? Perché non avendo il contatto diretto con la terra, da un punto di vista sanitario, diciamo così, sono più sicure. Non che la verdura chiaramente cresciuta nella terra sia meno sicura, tanto e da quando la laviamo. Sono... Questa è pronta da raccogliere, magari questa stamattina era anche più piccola. Le zucchine crescono in una maniera spaventosa, cioè sono velocissime a crescere. Le lasci la sera che non c'è nulla, magari il giorno dopo ti svegli con delle zucchine grosse così. E qual sarebbe la verdura che si consuma di più? Ma no, soprattutto poi in estate c'è un po' di zucchine. Tutto, perché la zucchina, la melanzana, il peperone, il pomodoro sono sempre prodotti che vanno. E cosa ha di diverso la Puglia nel cibo? Sicuramente abbiamo una cultura, no, del cibo, della dieta mediterranea, che probabilmente si sta un po' dimenticando e va riscoperta e tutelata sicuramente. Non mi piace dire che in Puglia, nel Salento, è l'unica parte dove si mangia bene, perché non è vero, si mangia bene se si sa apprezzare quello la che dieta c'è, mediterranea si sempre mangia normale. Bene dappertutto. La particolarità sicuramente della dieta salentina pugliese è una cucina povera di recupero, è fatta molto di prodotti della terra, perché è sempre, insomma, sostanziosa. Quello c'era, quello si consumava e andava e va benissimo, e sono prodotti molto gustosi. Bellissimo. E questi sono peperoni? Quelli sono peperoni,
che ancora sono piccolini. Quelli sono ancora piccolini. Le melanzane, a Cala c'è la prima melanzana, no? È piccolino ancora. E voi anche ricevete qua i bambini dalle scuole per fare delle attività, sempre per insegnarle, esatto, e avvicinarli, no, alla, sì, all'orto. Sì, non solo all'orto, facciamo anche altre attività con diversi focus, quali appunto le caprette, quindi facciamo tutta la filiera, seguiamo la filiera del latte. L'orto l'abbiamo utilizzato anche per fare i colori naturali. Mi stavano dicendo, cioè, i bambini praticamente vengono a colorare, esatto, però sempre con i colori fatti tipo naturali, dalle piante, esatto, no? Esatto, esatto, dall'abietola, il prezzemolo, lo spinacio, ricaviamo il verde, dalla barbabietola rossa ricaviamo il rosso. È un modo anche per avvicinare i bambini appunto all'orto e alle verdure, che non sempre purtroppo apprezzano più di tanto, insomma, sì, così gli diventano anche un po' più simpatiche. È anche un modo per scoprire delle tecniche di colorazione che un tempo sono state le prime, no? Anche per crescerli in maniera consapevole, bravo, no? Magari da piccoli, ok, non mangeranno le verdure, però da grandi sicuramente impareranno ad apprezzarle di più. Ma se non capiscono come vengono fatte, che ci vuole innanzitutto pazienza per avere un prodotto della terra, sono cose che vanno insegnate secondo me appunto da piccoli, per crescere poi degli adulti che siano più consapevoli domani, dei consumatori più consapevoli domani. Raccontami un po' la storia del nome. Allora, qua è un nome, un programma. Perché è importante? Il dialetto ovviamente è voluto. Qua significa qui, no? In questo posto, in questo luogo. E anche la forma del logo è un locator, quindi che punta, diciamo, idealmente su Melissano. Sì. Questo perché vogliamo cercare di parlare del territorio, semplicemente questo. Cerchiamo di farlo a 360 gradi, in qualsiasi attività, in qualsiasi cosa che facciamo. Parliamo del territorio. Poi è una cosa che cerchiamo di riportare appunto anche a tavola. Ti dico solamente che noi, per esempio, per una precisa scelta nel nostro menù non abbiamo prodotti commerciali, proprio per una scelta di utilizzare solo prodotti che siano fatti qua, che siano fatti nel territorio. Quello che abbiamo chiaramente è della nostra azienda, sì, agricola, sì. Poi per gli altri prodotti ci rivolgiamo a produttori artigianali, locali, che seguono una filosofia ben come definita, quindi di rispetto per l'ambiente, per la tradizione, per il territorio, che fanno parte magari di Slow Food, proprio per cercare di parlare di territorio sempre e comunque, anche nel piatto, che è una cosa poi fondamentale. E come dal nome già si vede l'identità del prodotto, esatto, proprio, esatto, in dialetto, qua. Dove andiamo stasera? A qua, scusa, così si dice, no? If you're coming here, if you're in Salento and you say I'm wondering where to eat, you know, chilometro zero, that's how they call it here. So you have to say, where are we going? And suddenly, a qua. And you come here and you eat amazing street food. Allora, non finisce qua, anche le api. Anche le Vero? Api, certo. Allora, voi producete anche la miele? Sì, produciamo anche miele, miele mille fiori. Il plus della nostra apicoltura è che si tratta di apicoltura naturale. Le arnie che utilizziamo sono delle arnie diverse dalle arnie per apicoltura razionale. Sono dei parallelepipedi, quindi sono molto più lunghe, pesanti. Non sono quelle quadrate. Non sono, esatto, quelle quadrate classiche. Sì. All'interno hanno una cavità, praticamente è mezzo esagono. Sì. Sì. Questo perché dovrebbe essere per le api un ambiente più naturale, più congeniale, perché solitamente l'ape selvatica va a nidificare magari in una troncocavo, in delle cavità, infatti, simili a quella dell'arnia top bar. E ogni quanto tempo prendono la miele? C'è un periodo? Più o meno due volte l'anno, non sono periodi proprio fissi, sì, perché sì, dipende da come va la stagione. Tipo, se non sbaglio, l'anno scorso già a maggio avevamo raccolto qualcosa, quest'anno con... Vero che ha fatto sempre caldo, però le continue piogge dell'ultimo, sì, mese, sì, sostanzialmente, ci hanno fatto ancora aspettare. Infatti si stanno riempendo ora i favi di miele. Penso di miele, che fra una quindicina di giorni comunque qualcosa la possiamo raccogliere. Ah, ok. E si può anche acquistare qui, sì, direttamente da voi. Guarda, questa qua. Ah, le radici. Vedi le radici come vanno? Verso sì, il basso. Sì, sì. Questa è 3-4 giorni abbiamo piantata. Ah, sì? Sì, sì. Però dove crescono più velocemente?
qui con questo metodo. Sì, sì, facciamo velocemente qui, sì, sì. Uh-huh. Perché tu riesci allora, a controllare azzecchi, il nutrimento sì. che gli dai, no? Ah, ok. È una situazione riesci, più controllata. Se trovi il giusto equilibrio di nutrimento pH dell'acqua, sì. vanno velocissime. Wow. La pianta o nel terreno o nell'acqua o nella... Sempre le serve cioè, questo. A lei serve solo l'umido. La terra non ha la funzione solo di mantenere umide le, sì. le radici. Sì. Il nutrimento bisogna comunque darlo, pure la terra bisogna concimare come bisogna concimare qui. Sì, sì, ah, allora. E tutti i materiali sempre di qua, no? Sì, vabbè, sono... I concimi organici, concimi che si danno alle altre piante, non c'è niente di... Azoto, non ci sono ormoni, non ci sono... Sì, 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 tu, cioè naturale. Sì, sì, tutto naturale. Ed un'altra cosa vedere i prodotti così, eh. Tutte queste sono erbe tipo pure aromatiche, menta. No? A menta. Tutta quella che c'è alle bordure qua è tutta melissa ed è stata piantata per le api. Queste qua sono cicorie. Di là ce ne sono ancora parecchie fiorite e la mattina quando il fiore è aperto ci vanno tanto le api a sì, mangiare. No? Allora, stiamo andando alla parte del giardino delle meraviglie, si chiama. Esatto, abbiamo chiamato così perché ci sono tutta una serie di colture diverse che possono essere considerate meravigliose, perché no? Questo che vediamo è a fine carriera, ormai è un prato biodiverso a fine carriera che abbiamo seminato per le api. Questo fra qualche giorno verrà sfalciato e poi l'anno prossimo si autorigenera in buona parte. Da solo. Esatto. Proseguendo abbiamo i girasoli, campo sì. di girasoli, che stanno per sbocciare, ce n'è già qualcuno pronto. Anche siete Instagram friendly, perché vedo che ci sono sì. delle impostazioni infatti, per farti le fotografie, infatti. No? Voi fate il vino? Sì. Ma produzione propria? Sì. Ah, ok. Vabbè, però questa è vite selvatica. Sì, sì. I vigneti sono tutti fuori, ci sono diversi campi, però non sono qui. E che tipo di vino? Abbiamo Negramaro, Primitivo e Sangiovese. Ah, ok. Quindi tre rossi. Ok, che anche la gente può venire a gustare direttamente sì, da voi. Sì, sì, sì. Quando siamo aperti appunto con lo street food la sera, serviamo solo il nostro vino. Ah, il vostro vino? Sì. Ah, ok. Ah, spettacolare. Sì, sì, sì. Che abbiamo impiantato qualche pianta di ulivo. Sì, sì, sono qua, no? Sì. Giovani. E come si sta recuperando tutto dalla xylella? Con la nuova varietà, la Favolosa. Bisogna vedere se poi effettivamente sarà resistente o meno. Questi sono i pomodori da serbo, quindi questo poi pomodori invernali. Questo è un vigneto sì. nuovo, chiaramente. Anche nel mondo della viticoltura, come è successo ora con la xylella, bisognerebbe distinguere due fasi, il pre-fillossera e il post-fillossera. Uh-huh. Quando la fillossera è arrivata in Europa, in Italia, in Francia, dall'America, sì. ha provocato dei danni serissimi, sterminando sì. tutti i vigneti che c'erano. La soluzione che si trovò fu quella appunto di innestare su una radice americana la pianta europea. Quindi la radice è di origine americana, che ha dimostrato essere resistente alla fillossera, uh-huh. e l'apice invece è stato innestato alla vite europea. Ah, ok. Elena, grazie per la visita, è stato spettacolare. Però raccontaci dove ci possiamo trovare, a Mellissano? Siamo a Mellissano, Campania. In Campania. Sì, se ci volete raggiungere, innanzitutto impostate il navigatore su Salento Street Food o Quai. Per quanto riguarda gli orari, apriamo con le serate l'8 giugno, sabato 8 giugno, e poi andiamo avanti per tutto giugno facendo il venerdì e il sabato sera. Perfetto. Poi gli orari sono in continuo aggiornamento, quindi seguiteci sui social. Allora, se dobbiamo mangiare già direttamente chilometro zero, divertirci, passeggiare, dove dobbiamo venire? Quai. A Quai. Grazie, era fantastica. Grazie, grazie mille. Grazie. If you want to visit this kind of places, beautiful places, amazing people, amazing food,
come to Puglia. And if you're coming to Puglia, don't forget to check our website www.rentinginpuglia.com to find perfect places to stay and to discover all Puglia. So stay in touch, don't forget to subscribe, just hit the subscribe button and follow us on Instagram too, Renting in Puglia. See you in the next video. Bye bye. Nel Salento non ti rode l'invidia, ti buscano con... Allora, ho visto che dappertutto ci sono questi cartellini con le frasi, no? Tipo in dialetto? Sì. Tipo per esempio questa, leggila tu in dialetto. No, vabbè, ma questo non è nemmeno dialetto nostro, questo è una, diciamo, un detto romano che abbiamo utilizzato per farci aiutare. Semplicemente sì, perché quando facciamo street food non è previsto il servizio al tavolo, quindi chiediamo poi la gentilezza semplicemente. Sono tutti, insomma, amici di aiutarci a tenere pulito. Al momento da mangiare, però dopo quando si deve alzare il tavolo. Quando bisogna sparecchiare solitamente spariscono tutti. Succede anche a casa mia. Però in dialetto ce ne sono un sacco. Sì, ho visto, per quello. Dappertutto. Forse ho gelto quella lumina, sì. No? Tacca lu ciucciu, a giù vuole lu patrono. Proprio quella giù, eh? A giù,